Ed eccoci qui amici di Chef in Cucina, anche oggi vi saluto da Terra di Solina insieme alla nostra chef Mariana. Ciao, ciao. Genevieve, bentornata, ben rivista, è veramente un piacere averti in trasmissione ed è un piacere stare qui a Terra di Solina a Capestrano in questo agriturismo veramente bellissimo, immerso nella natura, nell'Abruzzo più autentico, a cucinare insieme alla nostra Mariana che è sempre tanto emozionata ma è veramente veramente bravissima. Grazie a te, è un onore per noi. No, poi veramente lei ha una storia meravigliosa perché è tornata praticamente in Italia tanti anni fa, oramai sono quasi 20 anni, giusto? No, 15 anni. 15 anni. Sì, sì. 15 anni. 15 anni. Ed è stata veramente bravissima perché praticamente ha imparato tutti i segreti della cucina abruzzese. Io quando l'ho conosciuta sono rimasta perché veramente conosce più cose lei di me. No, non è vero. Comunque, sì, sì, sono appassionata della cucina abruzzese e poi mi piace di fare delle ricette, di lavorare i nostri prodotti che noi coltiviamo, che abbiamo. Eh sì, beh, questa è veramente una grande fortuna perché insomma noi lo diciamo sempre, avere una materia prima di qualità è assolutamente indispensabile, non si può pensare di fare un buon piatto senza una materia prima che sia veramente eccellente e qui veramente di eccellenza ce n'è tantissima. È vero, perché io cucino solo i prodotti che ho qua in azienda, non compriamo assolutamente niente. Poi, incredibile. Sì, sì, sì. Cavoli, deve essere un bell'impegno perché poi insomma loro fanno la pasta, fanno i dolci, fanno il pane, insomma. Sì, è un bell'impegno, sì, sì. Sì, sì, è un bell'impegno, però ne vale la pena. È vero. Perché ci guadagna il gusto e anche la salute, perché è veramente importante pensare anche a quello che mangiamo in chiave salutistica, è importante. Oggi prepariamo la pulse, che è una farina di farro. Sì. E facciamo una polenta. Bene, una polenta una di farro? Una polenta di farro con una maionese di broccoli. Dai, quindi anche questo piatto vegano e vegetariano, giusto? Sì, sì. Che meraviglia. Bene, benissimo. Poi tra l'altro piatto leggero, ecco, poi per chi non lo sapesse, dimmi tu se sbaglio, perché non so se sto dicendo una cosa corretta, fare la polenta di farro è molto più semplice e più breve rispetto alla polenta, normale di mais. Mais. È vero, è vero. Questo impiega 10 minuti. Quindi insomma farla, sì, molto semplice e poi molto buona, molto gustosa. Sì. Sì, perché poi Mariana oggi ci farà vedere una ricetta un po' diversa rispetto a quelle a cui siamo abituati. Allora, abbiamo bisogno quindi di pulse di farro. Pulse di farro, che è quella. È quella. Poi di brodo vegetale. Ok. Che facciamo? Ecco, come lo fate? Mettiamo il brodo a bollire in una pentola, sì. Poi quando il brodo bolle mettiamo la farina. Ok, ma voglio sapere il vostro brodo vegetale, voglio scoprire questo segreto, come lo fate? Cioè cosa mettete all'interno del brodo vegetale? Allora mettiamo carota, sedano, cipolla, sì. Alloro, un po' di verdure, quello che abbiamo al momento. Ok, benissimo, quindi... Sì, sì, sì. Che non mi manca in cucina, c'è sempre il brodo vegetale. Esatto, sì, esatto. Sì, non deve mancare. È un ingrediente importantissimo, il brodo vegetale, veramente in cucina, insomma, non se ne può fare a meno. Bene, quindi allora, prima operazione da fare è dunque preparare un buon brodo vegetale. Sì. Dopodiché? Dopodiché prepariamo la polenta. Ok, in che modo? Mettiamo tipo mezzo litro di brodo con 100-150 grammi di polenta di farina di farro. E la facciamo bollire per 8-10 minuti. Ok, benissimo. E quando la polenta è pronta la mettiamo a raffreddare. Ok. Raffreddare, poi quando è fredda la tagliamo a quadretti. Ah, eccoli qua. Sì. E poi la friggiamo. Ok, perfetto. Levo, la friggiamo. Ecco, uno l'abbiamo già fatto. Adesso Mariana ci farà vedere invece proprio come si fa. Quindi semplicemente olio super bollente, sì, giusto? Sì, sì. Ok, beh, anche questa è un'operazione semplicissima, quindi semplicemente sì, vero, in olio molto molto bollente, molto bollente, in modo che si forma una bella crosticina all'esterno. Sì, è vero. Questa è pronta.
Ed eccola qui, la nostra pulse è pronta, che poi la nostra nutrizionista Anna, che saluto, che è veramente bravissima, ci ricorda sempre l'importanza di mangiare i cereali antichi, e il farro insomma rientra tra questi, quindi variare moltissimo l'utilizzo dei cereali, e quindi questo diventa un modo per renderlo anche più gustoso. Quindi polentina fritta. Polentina fritta, questa è la maionese di broccoli. Ecco, come si fa questa maionese, Mariana? Allora, i broccoli che lessiamo, poi li raffreddiamo bene bene, sì. Poi mettiamo 100 g di broccoli con 100 g d'olio, sì. Limone, un po' di limone, sale e frulliamo, okay. Con un mini pimer che è semplicissima, si fa veloce, molto veloce. Ah sì, che bella! E poi molto, molto buona. Ah sì, ci credo. Possiamo fare con qualsiasi tipo di vegetale. Sì. Questo tra l'altro piatto vegano e vegetariano, poi sì. Insomma se vogliamo arricchirlo potremmo mettere... Vabbè, il guanciale croccante, sì. Qualsiasi cosa, sì. Come sì, vogliamo, sì, sì. Come vogliamo. Però devo dire che per chi vuole mantenersi leggero, considerando anche che insomma siamo nella stagione estiva, sì. Non sarebbe male. Sì, infatti. E allora mettiamo un filetto d'olio. Un filetto d'olio. Che bella! Bellissima. E questo è il nostro piatto. Questo è perfetto come antipasto, però secondo me in questa porzione, che è bella abbondante, anche come secondo piatto, anche come piatto unico, insomma, andrebbe benissimo. È vero che è molto nutriente, molto... È vero, sì, anche molto, sì, gustoso. Gustoso. Bene, Marianna, grazie. Grazie a te. E grazie ai nostri telespettatori per essere stati insieme a noi. Vi ricordo che l'appuntamento con Chef in Cucina è quotidiano e che potete trovare tutte le nostre ricette sul nostro canale YouTube. L'appuntamento con noi è per domani. Ci vediamo domani. A domani. Alio contiene allicina, che è un naturale antibiotico contro batteri, contro virus, contro funghi. In più è ricchissimo di vitamina C, ha anche delle proprietà benefiche per il cuore.